anche sul piano dell'allontanamento, dell'azione di solidarietà rispetto al bisogno. Ma siamo proprio certi che l'ente locale deve svolgere questa funzione o non piuttosto deve supplire laddove questa funzione non è svolta sul piano del principio della sussidiarietà, non è svolta dal palpitante mondo dell'associazionismo? Io inviterei a riflettere su questo, devo dire con garbo, ma anche con vorrei che ci fosse l'attenzione dovuta, perché se costruiamo un percorso e un'architettura che orienta la solidarietà sul fronte istituzionale e burocratico, ammazziamo quella prospettiva e quella speranza associativa che viceversa ha retto nel nostro Paese, ha fatto il terzo settore grande ed è stata di grande aiuto per chi non ce la faceva. Grazie. Grazie. Onorevole Fiorio. Grazie Presidente. No, soltanto per chiarire al collega e all'Aula che il dibattito in Commissione rispetto alle indicazioni degli enti pubblici e al significato, al riferimento agli enti pubblici è stato ampio. Per enti pubblici non si intendono soltanto gli enti locali, ma si intende una serie di enti appunto pubblici che hanno a che fare anche con la tipologia e le priorità che questa legge dà rispetto alle donazioni medesime. Penso al fatto che questa legge mette a disposizione o consente e facilita la possibilità di approvvigionarsi a canile, a consorzi di comuni per i canili, di cibo per animali, questo rispetto alle priorità dei prodotti, così come sono possibili anche altri enti pubblici. Quindi relegare il tema degli enti pubblici agli enti locali è restrittivo. Conforto però il collega e l'Aula del dibattito attento che c'è stato in Commissione. Grazie, non ho altri iscritti. Onorevole Sisto. In stretta sinergia con quanto diceva il collega Russo, la mia preoccupazione è che quando si fa riferimento agli enti pubblici che possano distribuire, qui parliamo ovviamente di enti di tutti i tipi e tutti i generi, diceva bene il collega Fiorio, non soltanto agli enti locali, ma io mi chiedo che cosa può significare una distribuzione di beni e utilità con l'aria che tira in questo Paese, per esempio in concomitanza di campagne elettorali. Cioè, questo voglio che sia ben chiaro e ben netto. Noi corriamo il rischio di contrabbandare la beneficenza con benefici elettorali. Gli enti pubblici vanno esclusi, noi siamo convinti che vadano esclusi per questa ragione di igiene e di pulizia e trasparenza, soprattutto in campagna elettorale. Riflettete su questo passaggio, perché noi andiamo a legittimare un modo di agire sui microterritori che può sicuramente dare origine a un clientelismo pericolosissimo. E quello che noi rimproveriamo all'esterno ce lo stiamo mettendo all'interno.